Eccoci qui, signori, Big Luca da Dubai. Questo live è assolutamente a caso. Oggi sono nervoso come una scimmia. Siete tutti delle scimmie, guardate. Siete delle cose assurde. Peraltro sto facendo questo live da Facebook e non dall'app della pagina, perché l'app della pagina non funziona. Quindi non incominciate a dirvi che non avete ricevuto la notifica, perché lo so anch'io. Non dobbiamo avere conversazioni da stupidi ogni volta, giusto signori? Buongiorno, come state? Scimmie siete. Oggi metto l'annuncio che cerco uno che faccia la mia sales page, mi risponde uno e dice: ma io la tua sales page la faccio anche. Uno con praticamente zero esperienza, no? Fa: no, ma non c'è problema, mi dai semplicemente l'accesso a tutti i corsi italiani, a tutti i corsi d'inglese futuri, cioè 10.000 euro di roba. Ma vi rendete conto? Ma io cosa devo fare nella mia vita? Ma perché voi siete così? No, non siete capaci. Rendetevi capaci. Poi questo qui magari è lì che dice che non sa il marketing. E cazzo, no? Che poi sono anche il suo guru, mi dispiace, però ve le voglio spiegare certe cose. Buongiorno, sto andando a pranzo e sono nervoso. Quindi oggi ho detto faccio il live e mi sfogo, lo sto facendo da Facebook normale, perché l'altra applicazione non va e non mi porto sicuramente dietro due telefoni per fare il live a voi. Ah, un'altra cosa, sappiate che dovete farvi il passaporto. Perciò se non vi sta bene, così lo stesso. Ah. Perché la vita, signori, è fatta di diritti, mi sta anche bene, ma anche e soprattutto da doveri. Quindi chi mi segue, state in campana e fatevi il cavolo di passaporto. Vi dico altro, perché ci sono delle realtà, ok? C'è la realtà e la fantasia. Buongiorno signori, come state? Come va il business? Quindi stiamo innanzitutto, diamo qualche novità per l'evento. L'evento, la location è ancora appunto super segreta, però vi dico che è bene che voi vi facciate i documenti necessari a viaggiare e se la cosa vi disturba sappiate che non sono miei problemi. Il contenuto del corso sarà assurdo e quindi chi c'è bene e chi non c'è non c'è. Molti rimarranno fuori, si sentiranno stupidi, inutili, inadeguati, ansiogeni, depressi e tutte quelle altre cose là. Un'altra cosa è che quando tu comunque sei sottodata e devi organizzare delle cose e quando questa è una cosa che ho già affrontato, diciamo che più diventate produttivi ragazzi e più non ce la fate a gestire gente che vuol far perdere tempo. E quindi sarà una mia impressione, ma io sto proprio, devo tagliare i ponti con molte persone a me inutili, ok? E tutti quanti sono inutili, quasi tutti, ok? Tutti che non riescono a fare le cose, non capiscono, erano occupati, eccetera, eccetera. Quindi veramente è assurdo, no? Cosa mi consigli di fare? Online marketing per mentecatti. Tutti quanti, non rispondo più a nessuna domanda gratis. Comprate tutti il corso online marketing per mentecatti. Ok? Quindi se non siete capaci di comprare il corso, non è che io devo darvi tutte le cose gratis, è vero o non è vero? No? No, voi non dovete tentare di estorcere delle informazioni da Big Luca, dovete essere buoni e condiscendenti, stare calmi, ok? Che veramente. Ah, per tutti quegli idioti che mettono i profili fake sulla mia pagina e tutte quelle altre robe là, signori, venite a Dubai e vedremo di risolverla in un altro modo. Sapete qual è? In un modo in cui sicuramente non vincete. Con me non ce la fate verbalmente, a livello di marketing, fisicamente, ok? Quindi andate via, non farete niente. Assurdo, con me non si vince, si perde e si suca. Quindi è bene o allearsi oppure stare buoni e defilarsi. Un po' come me quando facevo le investigazioni, che mi defilavo in osservazione. Questo è quello che dovete scrivere nel report. Ieri ho seguito un webinar, hanno parlato di Black SEO e ti ho pensato, pensa a te Martina, perché tu frequenti questi ambienti Martina? Mi sembri una ragazza normale, no, dalla foto, perché devi frequentare questi webinar? Adesso c'è anche il Black Week, si sono inventati, è tutto black, siete una cosa micidiale, guardate. Oh, signore, mamma mia, guarda, oh. Veramente assurdo, veramente, veramente assurdo. Poi adesso stiamo andando a Orlando, no? E ho detto a uno che gliel'ha detto un altro, adesso ci sono 500.000 persone che stanno a Orlando, non tutte mi stanno esattamente simpatiche. Quindi ragazzi andate via. Ah, se mi trovate a Orlando e provate a usare la figura di Big Luca per cercare di applicare dei leverage nella vostra mente che non esistono, sappiate che vi mando a fare in culo in inglese con pronuncia di non a Orlando, stiamo andando a Miami, non so neanche più dove stiamo andando. Ok, tanto chi mi è simpatico sa chi mi è simpatico, chi mi è poco simpatico che non ci provi a farla fuori dal vaso, ok?
quindi è così, no? Che non vorrei veramente ritrovarmi lì in situazioni che evitate, perché sono così anche nella realtà, spigoloso. Oggi sono di pessimo umore. Sono sempre gentile con le donne, ovviamente. Una donna posata così carina che va a un webinar di Black SEO, che cacchio è? Non esiste Black SEO, non c'è. Ciao Titti, sto andando al Reform, ok? Ci siamo accordati, non, spero che non ritardate, che oggi sono nervosissimo. Ma non con te, tranquillo. Sono in questo momento all'altezza del V, quindi mi sono calcolato un po' di roba. Sì, esatto. SEO Black Hat non funziona, ragazzi. Funzionava prima. Sapete un modo di rankare le pagine prima? Praticamente mettevi, non è uno scherzo, delle robe porno, cioè delle parole porno su una pagina normale, nei meta tags, vero o no, Perugini? E quindi il sito schizzava su e tu ti ritrovavi un sacco di visitatori che però cercavano le pagine porno. Poi hanno capito che magari non funziona. Grande Martina. Meglio Inghilterra o Australia per fare un percorso, imparare la lingua, soldi, eccetera? Secondo me Inghilterra. Come mai sei nervoso? Perché capita. A volte mi alzo, guardo dalla finestra, mi rendo conto che è pieno di scimmie urlatrici e mi chiedo perché io non sono il dittatore supremo del mondo. Che vedrai te quanti cambiamenti positivi. Chi fa perdere tempo, chi parla del nulla. A me non piacciono le persone che parlano del nulla e dopo anni parlano ancora del nulla, di cose che non hanno risolto. Oggi sono in questa vena qui, ok? È un po' vecchiotta molto. Sì, text dello eri primo, ma eri primo per cavolate, cioè ti vabbè. L'evento sarà di 2 giorni, penso di sì, l'evento sarà di 2 giorni, stiamo ragazzi, sarà un livello su, non so quanto mi costa, perché è brutto di, vabbè, non voglio neanche dirla questa cosa qua, non so quanto mi stia costando, non è una roba normale, cioè non, da chi mi farà da presentatore, dalle robe, sto sentendo dei nomi, che fa, non ho capito niente, non sto scherzando, non è takeaway, non ho capito. Sta gestendo tutto da, non mandate messaggi a donna che già è piena fin qui di lavoro, e perché non è una roba salubre, quindi quando lo annuncio, ci siamo accordati oggi ancora per i prezzi che ho già alzato senza averli annunciati, perché è così, io sono un'incognita, una minima vagante, tutto genio e sregolatezza, ok? Quindi annuncio le cose, fate quello che volete e non c'è da vabbè, peraltro quello che è, quindi location di un certo tipo, discorsi di un certo tipo, contenuto di un certo tipo, si faranno delle offerte di certi versi, se non sapete cosa vuol dire di certi versi, è un termine esatto di ecco qua, vedo, vabbè, lasciamo un pezzo, vedo il Burj Al Arab, Almanara Center, sono all'altezza di Almanara Center. Noi ti amiamo anche quando sei nervoso, vai B, grande, grande. Hai 26 anni, sei straricco, tranquillo B, straricco. Se mi sento anche povero, per esempio mi sento molto povero. No, oggi non mi sento povero, però alcuni giorni mi sento povero, oggi non mi sento povero. Ma a volte mi sento anche povero. Sapete cosa faccio quando mi sento povero? Niente. Ancora tuo stream, Kindle Publishing, no, abbandonato tutto. Mi sta tutto quella, i Kindle Publishers per categoria mi stanno veramente veramente sulle palle, ok? Giusto essere incazzati, basta coi guru sempre positivi e fresati, tutti positivi, ma per piacere. Quanto è come farsi pagare per offrire consulenza online marketing per aziende terze? Dipende, sei in grado di fare online marketing o te lo stai inventando perché vuoi fare dei soldi facili, perché credi che si facciano i soldi facili con l'online marketing, no? O magari cercare di farsi pagare una sales page 10.000 euro che non si ha esperienza. Online marketing cosa intendi? E consulenza di che genere? Dipende dalle aziende, dipende da quanta fuffa vendi. All'inizio ti pagano tanto se la vendi, ma poi dipende.